Sì, abbiamo ottenuto un importante risultato. Tra l'altro, i Verdi ritornano in Parlamento dopo 14 anni di assenza. Avremo una nutrita rappresentanza di deputati e deputate, uomini e donne, anche al Senato, e questo è un fatto estremamente rilevante. È chiaro che questo successo si inserisce in una situazione non bella, anzi molto negativa dal punto di vista del risultato elettorale per il Paese, con la vittoria dell'estrema destra. Vittoria che si sarebbe potuta evitare se tre parole chiave fossero state applicate, vale a dire responsabilità, consapevolezza e unità, perché queste tre parole, se fossero state praticate, oggi il centro-sinistra, o quello che come vogliamo chiamare, si sarebbe presentato unito e non avrebbe consentito la vittoria della destra estrema. Questi lo dicono i numeri. Quindi da questo punto di vista c'è questa profonda amarezza per l'assenza di questa responsabilità, che possiamo anche simboleggiare nel fatto che oggi Emma Bonino non è più in Parlamento, una figura storica della politica e della democrazia italiana, perché Azione con Carlo Calenda ha di fatto consentito la vittoria della destra in quel collegio, e questo è stato il risultato di chi parlava di prendere il 10% perché così avrebbe riportato l'agenda Draghi e Draghi a governare, tra l'altro senza chiedere il permesso a Draghi. Il risultato è che governa la Meloni e figure storiche della politica italiana come Emma Bonino sono fuori grazie ad Azione. Io penso che bisogna cambiare pagina, registro, rimettersi in sintonia con il paese, costruire alleanze ampie e parlare della grande questione che oggi preoccupa gli italiani, come la crisi sociale legata al caro energia e le questioni legate alla crisi climatica. Noi non esprimiamo alcun giudizio sulle dinamiche interne al Partito Democratico e sulle scelte che il suo leader, in questo caso Enrico Letta, ha deciso di prendere. Sono questioni che riguardano il Partito Democratico. A noi interessa costruire quei punti, un ponte legato al dialogo. Ecco, vogliamo essere costruttori di ponti con l'Alleanza Verdi e Sinistra per fare in modo che insieme al Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e altre forze si possa costruire un'alleanza ampia anche rispetto alle prossime scadenze elettorali che sono importanti. Noi non vogliamo consegnare questo paese all'estrema destra, lo abbiamo detto all'inizio e lo diciamo oggi. Da questo punto di vista spero che il risultato elettorale, le indicazioni che vengono dagli elettori, dicano sia a Conte che al Movimento 5 Stelle, che sia al Partito Democratico, che ora è giunto il momento di parlarsi, e noi vogliamo favorire questo dialogo.